Acritus vobis virgo tarantola sculetta babbao scangel. Per Gesù e per San Dom Giovanni lo scangel non porti danno. Per Gesù e per Don Taddeo vada via lo scangel. E basta, sei rotto il cazzo. Sì. Lo vedi quello laggiù? Quello laggiù è Giordani. È un professore di psicologia, ma è anche un grande appassionato di parapsicologia. E anche un grande amico di Elga. Quello accanto lo vedi? Sì. Quello lì è Mario Barney. Anche lui è una specie di medium. Sembrava Mario Biondi a me. No, è Barney. Ah. Ti confonde, eh? No. Insomma, praticamente uno gliel'appoggiava e quell'altro lo spingeva. A chi è? A Elga. Ma sì. Via, ma ti levi, andiamo, vai. Già, ora mi viene in mente, ma te che cazzo vai a dire a questi che io ho visto l'assassino? Ma io non ho visto nessuno. Senti, te non ci crederai, Perché? Ma lo sai che io non c'ho neanche ragazzo fisso. Per forza, con questo bozzo di macchine tu hai ragazzo fisso. Senti, ma te ce l'hai la ragazza fissa? No, io sono single. Hai scommesso, sai? Perché? Tu stai sempre nervoso. No, non sono nervoso, non ti sbaglia, vuoi rifarmi la zia mia? Ma lo vedi che tu sei sempre lì aggrattati? Vedi, fa cardio, buono, su, forza. Tocca io. Sì, lo saprei io come farti passare nervosa a te. Perché? Una bella pompa di succhio. Quella che la fa da tua madre o dalla tua sorella? Vabbè, con la maiala. Va bene, comunque c'ho altro per la testa. Sì. Vai, vai, non vai, torna a casa Grillo, vai. Quante volte te lo devo dire che io sono un artista? Se per caso non te lo ricordi, noi artisti siamo gente molto sensibile. Mica abbiamo la testa di cucudrillo di voi giornalisti. Sì. Poi devo ricordare, sono sicuro di aver visto qualcosa di molto importante quella notte, ma non mi ricordo più che cazzo ho visto, vaffanculo. Gianna, va veloce, va per favore. Perché? È che io qui sento un po' di puzza di merda.
smetto, mi pare il grullo, va. Oh Enrico, oh. Ma te lo sai come mai i commercianti di boomerang australiani falliscano tutti? No, perché? Perché sono degli imbecilli. Ah, oh, ok, falliscono perché gli sono sempre a match indietro. Vada, mi fai il favore. Vai a pagare i miei soldi dai coglioni. È 2 ore che sei qui a di queste stronzate. Vai via, vada. A fama. Vai. Senti, non è ancora venuto Carlo. No, non è ancora arrivato. E ti dirò, guarda, se non lo vedo più mi fa solo che piacere. Senti, quando lo vedi gli dici che l'ho cercato, che gli devo parlare con urgenza. Va bene. Grazie. Ciao. Tutto quanto è nella villa. Nascondiamo tutto. Nessuno deve sapere, nessuno dovrà mai sapere. Nascondiamo tutto. Tutto, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre. E questo è tutto. Indicava con la mano un punto lì, circa a metà della settima fila. E non ricorda niente, nemmeno una faccia di quegli spettatori? No, assolutamente. La sala era al buio. Tutti i fari erano puntati su di noi. Era impossibile. Devo dire una cosa. Adesso, ripensandoci bene, mi pare che mentre Helga parlava, laggiù fra la sesta, settima, ottava fila, ho sentito come un movimento, ma purtroppo non posso dire con esattezza di cosa si trattava. Ma che tipo di movimento? Come ha detto, scusi? Dicevo, che tipo di movimento? Ma non lo so, è come se qualcuno stesse fottendo laggiù da quelle parti, che si stesse dando veramente molto da fare su quelle poltroncine, ma con queste luci di merda non si riusciva a vedere un cazzo. Ma, t'è passato nervoso? Come mai? Riesci anche a scaccolarti senza che ti travino le mani? Diciamo un caccolone per un bimbo di 3 anni. Sì, eh. Senti, ma come mai ti ho fatto il pianista invece che il paninaro, tipo sai, porchettare la notte? Secondo il mio psicanalista l'ho fatto perché nel subconscio odiavo mio padre. Quindi, pestando sui tasti era come se gli spaccassi i denti. In realtà ho sempre spaccato coglioni avvicinati. Te invece perché fai la giornalista invece della giornalaia? Perché a me mi cado a lavorare, a me mi cado a essere indipendente, sai. Mica tutti uguali, uomini e donne, belli, forti, belli. No, cominciamo questi discorsi della parità dei sessi, queste cazzate. L'uomo è diverso dalla donna. Sì? Le donne sono delicate, delicate, fragili. Delicate, fragili. Ascolta, vieni un po' qua. Ma fa che? Si fa la faccia di ferro, vieni. Sì, va a stirare 2 panni per piacere. Vieni, vieni, ti fai addosso. Eh? Oh, via forza. Madonna. Devo proprio vedere l'uomini, l'uomini. Non mi so che fare, ragazzi. Eh? Vieni su. Fuori, fenomeno. Sì, oh, brava, bella fenomeno tu che? Sei, sì. Un po' prima comincia cominciare quando non è pronto. Non è pronto, già no. Si fa su sto tavolino per fumare cani qui. Senti, allora si rifà quando sei pronto, quando il signorino è comodo. Madonna, vada, ora ti fa un culo, ti fa vedere io. Sì, Ce la fai? Vieni, sì, ce la fa, sicuro? Allora, ti senti il gomito deve sempre stare appoggiato sul tavolo, sì. Si devono dare strappi. Si parte al mio via, va bene? Allora, 1, 2, 2 e mezzo, 3! Come 3? Aspetta! 3! Non vale neanche stavolta! Ora che ho fatto! No, per Dio! È un vecchio trucco, un vecchio video trucco! Sì, ma te non te l'ha sentito? Te sei cagato addosso! Un pochino sì, vedrai! Dove si va allora? Dove si va? Sì! Dove si va? Guarda che con te non vengo proprio in nessun posto, ora vado a lavarmi il culo ma vado solo. Senti, ma perché non posso venire con te? Sto seguendo una pista molto importante. E mi chiede di che si tratta perché non te lo dico. Mi sembra che tu ci abbia lasciato una bella sgommata su questa pista. Allora, stasera ci si vede? Non lo so. Come tardi? Ti ho detto che non lo so. Senti, io provo a telefonarti allora, ok? Va bene, però bada, e te lo ridio. Però ascolta, se non vuoi, basta dirlo, Volevo solo dire che ora c'ho da andare a cesso a lavarmi il culo, ok? Sì. Senti, ma dimmi una cosa. Secondo te, sono proprio tanto bruttina? No, se sono una gran rompicazzo.